Ho saltato per il momento la parte sulla tessitura, che pure già conoscete, la riprendo la prossima volta. Qui adesso vediamo un po' di definizioni. Solo una parte un po' noiosa, ma che va anche bene verso la fine di una lezione, perché comunque è una parte che dovete ricordare, no? Quindi voi adesso avete le menti fresche. No, ma non è una parte anche su cui non c'è niente da capire. C'è solo da ricordare. Allora adesso, da d'ora in poi, semplifico ancora di più però il mio sistema, tiro via il ghiaccio e considero solo un mezzo trifase, suolo, acqua e aria. Ho chiamato V-star in questo caso il volume del suolo. E il volume del suolo, allora la massa del suolo che cos'è uguale? Beh, la massa del suolo è uguale alla massa dell'aria, che di solito è trascurabile, la massa dell'acqua, la massa del ghiaccio che qui ho rimesso dentro e vabbè, più la massa delle particelle di suolo. Se volete, in questo, relativamente al diagramma che ho messo prima, non c'è questa M così. La sola massa dell'acqua, la massa totale, ho messo massa totale dell'acqua qui per dire che l'acqua in realtà sta in tutte e tre le fasi dentro il suolo. La massa del vapore, che di solito, che noi non tratteremo mai, come si comporta la massa del vapore nel suolo, però in alcuni tipi di fenomeno diventa importante. La massa dell'acqua liquida, quella di cui ci occuperemo noi, e la massa del ghiaccio. Stessa storia per i volumi. Abbiamo il volume del gas, dell'acqua, del ghiaccio, delle particelle di suolo, il volume dell'acqua, il volume dell'acqua come elemento chimico, come molecola, è l'acqua liquida più solida, più gassosa. Queste sono definizioni importanti. In particolare, possiamo calcolare la massa del materiale senza contare la massa dell'aria o dell'acqua. In questo caso metto la massa, ho la massa delle SP, che sta per soil particles, diviso che cosa? Il volume del soil particle, non tutto il volume del suolo. Quella lì è la densità del materiale, se vogliamo, del materiale di cui dei materiali di cui è composto il suolo. Quella che si usa di solito però non è la massa del materiale, ma è quella che si chiama bulk density in inglese, densità apparente in italiano. Densità apparente perché è sostanzialmente la densità delle particelle di suolo, però diviso tutto il volume del suolo. In cui tutto il volume del suolo mettiamo il volume del gas, il volume dell'acqua, il volume del ghiaccio se c'è e il volume delle particelle di suolo. Quindi è la densità del mezzo eterogeneo. Come vi dicevo prima, prendiamo il nostro punto materiale, dentro c'è di tutto, noi calcoliamo le proprietà medie di questo elemento di suolo. Altra definizione importante: contenuto volumetrico di acqua o contenuto volumetrico adimensionale dell'acqua, che è sostanzialmente il volume dell'acqua diviso il volume del suolo, dove lì è tutto il volume dell'acqua è esplicato nelle sue parti. Acqua che viene intesa qui come liquida più ghiacciata, dopo in varie accezioni, solitamente per noi sarà solitamente l'acqua liquida, niente l'acqua dovuta al ghiaccio, più diviso tutto il volume del suolo, tutto il resto che contiene. Le dimensioni di questa quantità, teta,
si chiama questa, minuscolo, è il tra quanto varia? Beh, il contenuto volumetrico di acqua in teoria potrebbe variare fra 0 e 1 se il suolo non avesse pori, ma in realtà varia fra 0, quella che è chiamata la porosità del sistema che andiamo a definire più avanti. Questa le stesse quantità, è una quantità adimensionale, non è metri, metri cubi o qualcosa, è adimensionale, mentre i volumi sono ovviamente in metri cubi, una lunghezza alla terza. Allo stesso modo possiamo definire il contenuto volumetrico del ghiaccio se ci servisse, ma noi non ci servirà mai. Altra definizione importantissima, la porosità del suolo. Che cos'è? La porosità del suolo è il volume dell'acqua liquida, del ghiaccio e dell'aria, diviso il volume totale del suolo. Di nuovo è una quantità adimensionale. Qui l'ho chiamata Φ con S, ma spesso capita che la chiami Θ con S. Questo perché i miei collaboratori, i miei allievi, dopo questa, abbiamo fatto una volta anni fa una riunione in cui abbiamo detto adesso la porosità la chiamiamo tutti sempre Φ con S, così. Dopodiché hanno preso a chiamarla Θ con S, ma evidentemente non ho tutta questa autorità che mi aspetto, ma è forse anche più comodo e più intuitivo chiamarla Θ con S. Però io l'ho lasciata qui nelle definizioni che ho fatto. E se ho del ghiaccio posso calcolare che il ghiaccio lo posso vedere attaccato alla parte solida e che in pratica ostruisce i pori, e quindi posso parlare di una porosità effettiva che è lo spazio di pori che rimane tirando via il ghiaccio. Siccome la parte di ghiaccio è VI, dalla definizione in alto tiro via V con I. Non bastasse, ho già questo teta che di per sé non è, è una definizione derivata da un contenuto dimensionale di acqua, un rapporto tra volume. Mentre uno dice, beh, ma perché se io devo descrivere per esempio il movimento dell'acqua, la descriverò come massa, l'acqua di massa che si muove, chilogrammi di qua e chilogrammi di là. Invece no, la descrivo come volumi che si muovono da una parte all'altra, ma non come il volume che misura in metri cubi, ma come questo teta che varia fra 0 e teta con S o Φ con S. Posso definire anche la saturazione relativa e la saturazione efficace. Meglio che prendiate solo questa definizione, la saturazione efficace. Allora, cosa succede dell'acqua che ho dentro il suolo? Beh, una prima osservazione è che c'è dell'acqua che faccio fatica a tirar via dai suoli. Rimane adesa alle superfici interne del suolo, e per tirarla via devo mettere il suolo in un fondo, portarlo a 500 gradi, praticamente lo fondo il suolo, perché quest'acqua che è attaccata da forza, attaccata al suolo con forze di adesione elettrostatica in maniera molto forte, non si muove da lì. Questa va a costituire una parte di acqua che chiamo teta R, teta residuo, e la tiro via da ogni descrizione che faccio. In realtà poi diventa una specie di parametro all'interno dell'equazione. E quindi la saturazione efficace è il rapporto tra il volume di acqua, cioè teta dimensionale dell'acqua meno il teta residuo, diviso la porosità dell'acqua, la porosità del suolo, scusate, meno il teta residuo. Qui ho messo la porosità efficace, cioè quella in cui ho sottratto il ghiaccio, ma la definizione non cambia. E quindi abbiamo a che fare con un po' di definizioni, in particolare la bulk density o densità apparente, il contenuto adimensionale di acqua, la saturazione relativa. Questi tre sono i tre principali elementi che noi dobbiamo ricordare.